Ciao, io sono Arianna, vengo da Basilea in questo momento. Sono una progettista grafica e sperimentatrice delle arti visive. Sono qui a Matera nel ruolo di docente X. Insieme agli altri docenti e gli studenti ci occupiamo di tutta la parte di progettazione grafica. In questo laboratorio cerchiamo di capire e approfondire come verrà poi realizzata e creata l'identità per la Open Design School. Io sono Giovanni Abate Paolo, vengo da Polignano a Mare in provincia di Bari e adesso sto per laurearmi nella triennale in progettazione grafica e comunicazione visiva all'ISEA di Urbino. E sono qui in quanto mi occupo della parte un po' più, diciamo, ingegneristica ma grafica allo stesso tempo del progetto. Secondo me è una sfida abbastanza complessa perché non si tratta semplicemente di fare l'identità di un luogo, ma c'è una complessità maggiore perché si tratta anche di relazionarsi con questo nuovo strumento che verrà creato, che in questo momento è un gestionale. Anche rispetto alla sfida che abbiamo davanti, in generale la linea guida che ci eravamo dati era quella di provare a sviluppare comunque un'identità generativa, non statica, che più o meno anche un po' potesse raccontare un po' la trasformazione e l'evoluzione di questo progetto nel tempo, soprattutto anche la modernità. Per questo abbiamo sfruttato un approccio che abbiamo sempre più affinato nel corso dei vari XYZ, che è legato a quella che un po', diciamo, che si definisce tipografia parametrica o tipografia generativa. Di base, noi andiamo a realizzare alcuni elementi dell'identità visiva tramite del codice, quindi non andiamo manualmente a disegnare quello che poi alla fine si ottiene, ma definiamo tutte le forme tramite il linguaggio di programmazione. Questo, da un lato, permette a chi magari non si è mai avvicinato all'ambito della tipografia, del disegno di un carattere, di potersi immergere molto velocemente, e dall'altro permette anche con semplici modifiche di ottenere dei sistemi molto ampi e visivamente molto complessi. Per questo, durante il terzo XYZ, che si è svolto 2 anni fa, abbiamo sviluppato, sotto la guida e la supervisione di Daniele Capo, che è stato, diciamo, l'ideatore originale di questo progetto, uno strumento che abbiamo chiamato generatore tipografico di libertà. Questo di base permette di avvicinarsi subito al disegno delle lettere e quindi di poter realizzare un carattere perfettamente funzionante e anche con un impatto visivo molto forte. E in questi giorni noi cercheremo di capire come questo strumento può essere adattato e realizzato perché venga compreso sia dagli abitanti della scuola ma anche in relazione con gli abitanti di Matera e del territorio. E la metodologia che seguiremo e che stiamo seguendo non è lineare ed è molto sperimentale, nel senso che come laboratorio X noi ci troviamo in mezzo e dobbiamo fare da ponte con gli altri laboratori, perché noi dobbiamo anche capire quali sono le informazioni che vengono create, trovate negli altri laboratori e vengono rielaborate per creare l'identità. Quindi c'è anche un elemento di caos e di generazione. Si deve imparare attraverso l'errore e la distruzione creativa. Vogliamo veramente, dalla distruzione di qualcosa che esiste già, creare una fenice che possa poi esprimere al meglio questo luogo.